Ciao, volevo farvi vedere questo libro qua, Romain Gary, Educazione Europea. Ho appena letto, ho scoperto questo autore da quel libro che fra l'altro vi ho anche recensito, Anime Baltiche. Romain Gary è nato a Vilnius, è un autore quindi lituano. E che ha scritto questo romanzo? Questo romanzo è stato scritto nel 1956 e a pieno titolo, non soltanto perché è stato scritto nel 1956, è un romanzo del Novecento, proprio si sente che è un romanzo del secolo scorso. Di che cosa parla? È ambientato in Lituania, che fa parte della Polonia in quel periodo, durante l'occupazione nazista, e parla di un gruppo di partigiani lituani, polacchi, lituani, li chiamiamo, insomma, anche perché facciamo parte della Polonia, i quali sopravvivono, ecco, più che vivono, sopravvivono in una foresta non lontano da Vilnius. Perché sopravvivono in questa foresta? Perché la Lituania è stabilmente occupata dai tedeschi, i quali semplicemente non hanno paura, non vogliono addentrarsi all'interno della foresta che loro non conoscono ed è estremamente pericolosa. La neve, gran parte del libro è ambientato d'inverno, la neve che raggiunge anche altissime quantità enorme, e questi partigiani sopravvivono dentro delle buche che si sono scavati nella foresta. E ogni tanto fanno qualche scaramuccia, se volete, contro i tedeschi, nulla di eroico, nulla di importante come siamo abituati, no, a considerare, no, la lotta dei partigiani, ma soltanto così tentativo qualche volta di procurarsi un sacco di patate per poter mangiare, sopravvivere. Mangiano male, mangiano poco, ogni tanto muoiono non soltanto per gli scontri con i tedeschi, ma anche per qualche volta di patologie legate alle condizioni ambientali. Gran parte del libro è ambientato nel periodo durante il quale c'è la battaglia di Stalingrado, battaglia di Stalingrado che è vista come quella cosa che deve finire per poter sperare in una liberazione. Ecco, diciamo, è un libro tutt'altro che eroico, perché i nostri partigiani non contribuiscono minimamente alla vittoria contro il nazifascismo, contro il nazismo, anzi, e sopravvivono. Alla fine si trovano in una Polonia, perché è ancora Polonia, liberata. Successivamente avrà un po' di indipendenza, la Lituania durerà poco questa indipendenza. Si trovano in questa situazione, appunto, senza aver fatto nulla di eroico. Sopravvivono e il libro finisce con una situazione dove c'è questa nuova liberazione della zona. Ecco, è un libro un po' strano perché racconta dei rapporti fra queste persone. All'interno ci sono dei poeti che scrivono dei romanzi, delle poesie, ci sono dei vecchi combattenti, c'è un burbero padre di un generale russo, e di origine ovviamente lituana, ma che, insomma, che è diventato generale nell'armata russa. C'è un quindicenne che è uno dei protagonisti, che trova l'amore con un'altra ragazza che prima era costretta a fare la prostituta per i tedeschi per sopravvivere. Insomma, è una situazione molto molto particolare. Ecco, qualcuno ha definito uno dei migliori libri sulla resistenza, non lo so, non voglio dare questo giudizio, però insomma è abbastanza interessante. Come è interessante, io vi consiglio, ve l'ho già detto, di rileggervi la vita di questo autore, Romain Gary, che è nato, vedete, nel 1914 e però si è suicidato nel 1980 a Parigi. Ha avuto una vita veramente molto varia, è andato in Francia, è diventato addirittura un ambasciatore francese presso non so dove. Insomma, è un libro che così vi stacca dalla situazione. Io ho trovato
molto piacevole, anche se su un livello molto molto particolare. Abbastanza bella è la storia dei singoli personaggi. Non è un libro d'azione, è un libro di descrizione di psicologia. Ecco, questa mi piace come definizione. Bene, certamente ve lo suggerisco. Romain Gary, Educazione Europea. L'educazione europea, fra l'altro, è il titolo del libro che uno degli protagonisti del libro della storia voleva scrivere, voleva chiamarlo Educazione Europea. Buona lettura.